sui temi anche dell'economia, il Movimento 5 Stelle pensa all'Europa con idee diverse da quelle di Renzi, e la polemica sulla riforma del lavoro in casa, lo scontro un po' a scalor bianco. Ha detto Renzi che è una pensata di un comico milionario quella che avversa la riforma Poletti, è così? No, non è così. Noi avremmo voluto che si fosse partiti dall'inizio, da dove partono tutti i problemi innanzitutto, e cioè che le nostre piccole e medie imprese purtroppo sono strozzate da un fisco che ormai non le lascia respirare, non le lascia lavorare, non le lascia essere produttive. È chiaro che noi abbiamo sempre proposto, già siamo qui ormai da un anno, un abbassamento della pressione fiscale che sia però decisa, coraggiosa, di almeno 7-8 punti, ed è per questo che noi lo avremmo anche invitato diverse volte, sia lui che a Letta, di andare a parlare in Europa, però consci anche che purtroppo noi non abbiamo un governo serio, autorevole, che possa farsi sentire in Europa e chiedere all'Europa 4-5 anni di tempo, il tempo necessario per rimettere in piedi questo paese. Perché al di là di questo quadro normativo che è sicuramente peggiorativo e che tra l'altro è molto più anti-europeista di quanto veniamo noi tacciati, perché ci sono tantissime regole che non vengono rispettate. Proprio in questo nuovo quadro normativo, ma non risolve il problema di fondo. Le imprese non hanno la possibilità di dare lavoro ai nostri lavoratori, ai nostri disoccupati, ai nostri giovani, che si ritrovano di nuovo in una condizione di ulteriore schiavitù e che quindi non risolve il problema. L'Europa ci chiede di accelerare anche i processi decisionali del Paese e quindi le riforme istituzionali, ma voi avversate quelle proposte dal governo Renzi, perché? Noi non avversiamo le proposte, proposte in realtà non ce ne sono, sono delle proposte disgiunte, disorganizzate, che non hanno una visione lunga. Ecco perché noi dicevamo partiamo dall'inizio, partiamo da un paese che è in ginocchio, andiamo in Europa, chiediamo tempo, abbassiamo la pressione fiscale, creiamo anche un quadro normativo per il lavoro che sia decente. Noi teniamo presente una cosa, che a politiche invariate, queste non sono solo invariate, sono peggiorative. Noi avremo un reddito pro capite nel 2025 uguale a quello del 2007, perdiamo una generazione. Immaginate, i nostri ragazzi non possono progettare, ma neanche uno studio, un viaggio, un matrimonio, qualsiasi cosa, non lo possono fare. Questo non può essere un rilancio. Allora, se noi non mangiamo legge elettorale, era normale farla, era giusto da un paese civile, ma ormai è rancida come una mozzarella venuta fuori dal frigorifero, diciamolo, perché la scadenza era ormai a fine febbraio e siamo ormai Ben quasi a avanti. maggio, e così sarà per il Senato. Ma voi che Europa volete? Cosa andrete a fare, a dire soprattutto in Europa? Allora, innanzitutto noi andremo a dire in Europa che il fiscal compact deve essere abolito, perché è inutile che adesso si dice che ci saranno dei nuovi parametri dell'ESA 2010 che prevederanno altri termini per computare il PIL. Signori, bisognerà anche computare tutti i debiti delle partecipate, per cui non cambia, noi dobbiamo aumentare il PIL veramente. Allora, non abbiamo il tempo, non possiamo dal 2016 noi incominciare a pagare tutto il debito pubblico che abbiamo al ventesimo l'anno. Non possiamo rispettare il pareggio di bilancio, è una follia, abbiamo visto già siamo andati in deroga, ma sempre nei perimetri strettissimi che l'Europa ci ha consentito. E poi che deve essere finalmente dei popoli. Allora, quando noi diciamo gli Eurobond, non diciamo una follia, perché quello è un percorso già studiato dalla Commissione europea. Non è che noi ci siamo alzati una mattina e l'abbiamo fatto. Noi dobbiamo avere un bilancio comune, una banca comune, gli Eurobond, che garantiscono il debito di tutti. Non significa che io non pago il mio, la Grecia non paga il suo. Ognuno paga il suo, ma è garantito dalla comunità. A questo punto si fermerà questa concorrenza nel piazzare il debito pubblico con la Germania, ad esempio. Ma perché? Siamo una comunità, non dobbiamo andare in conflitto. Se noi non otterremo finalmente una versione diversa di questa Europa, che non guardi alle banche, a salvaguardare le banche o fare questo ennesimo fondo di redenzione che si associa al MES, sempre per garantire solo una parte dei debiti, ma in partenza dobbiamo metterci parecchi soldi e l'Italia dovrebbe mettere il 40%. Questa è l'Europa che vogliamo, ma per averla abbiamo bisogno anche di un governo serio, come vi dicevo, che non fa poi quelle manovre di stabilità con il miliardo di marchettificio, perché è chiaro che poi l'Europa ci impone i vincoli perché sa che non siamo seri.